Ciao! Nuovo video dei prodotti preferiti del periodo e sarà in collaborazione con Fiamma. Fiamma Prisley qui su YouTube. Ti mando un grandissimo bacione, tesori. Ti ringrazio tantissimo per fare questo video insieme a me. Se ancora non la conoscete, vi lascio qui sotto nell'info box i link di riferimento al suo canale YouTube e al suo blog. Passate, mi raccomando, perché è una ragazza veramente molto brava. Dolce, simpatica, solare, molto disponibile, gentilissima e i suoi video sono veramente molto utili, interessanti e soprattutto bellissimi. Passate e non ve ne pentirete. Bene, io direi di iniziare subito col farvi vedere i miei prodotti preferiti. Partiamo dalla categoria capelli e vi voglio parlare di uno shampoo e di una maschera. Come shampoo sto utilizzando questo dei Provenzali Bio, shampoo biologico fortificante, trattamento tricologico per capelli deboli all'olio di sapote, con principi attivi di timo, bardana, arnica, azione seboregolatrice. Ha 250 ml di prodotto, io lo sto utilizzando da circa un mesetto e mezzo e mi sta piacendo veramente tantissimo. Io lo applico solo sul cuoio capelluto, perché ho il cuoio capelluto molto grasso, infatti adesso che arriverà la stagione estiva tenderà ad ingrassarsi molto più velocemente, infatti dovrò lavare i capelli con molta più frequenza. Però è uno shampoo ottimo perché mi lascia i capelli puliti per circa 2 o 3 giorni e il profumo è molto delicato che però persiste sul capello. L'azione seboregolatrice la fa veramente perché è uno shampoo che pulisce bene in profondità, non è aggressivo, quindi non sgrassa in modo forte, anzi è molto delicato, però pulisce bene. Non ho mai avuto nessun tipo di problema di secchezza al cuoio capelluto, oppure di forfora o di prurito da quando lo sto utilizzando. È veramente fantastico. Io lo consiglio per chi ha il cuoio capelluto grasso come il mio. Poi vi voglio parlare di questa maschera per capelli ecobiologica dell'Omnia Laboratoire all'olio di argan. Non contiene coloranti sintetici, siliconi, PEG, oli minerali e parabeni. Ha 250 ml di prodotto. Anche con questa maschera mi sto trovando benissimo, infatti è il secondo barattolino che sto utilizzando e ho notato veramente la differenza da quando la utilizzo, perché io la uso solo sulle lunghezze, ne basta veramente poca. E la lascio agire circa 2-5 minuti, non di più, e poi la risciacquo. Ha una consistenza bianca tipo burrosa, che però poi si scioglie a contatto con le mani e con i capelli. Il profumo è veramente molto delicato, però persiste sul capello e i capelli sono veramente molto morbidi, lucidi, non secchi, non crespi. E non annodati, quindi è una maschera stra consigliata per chi ha le lunghezze secche come me. Ottima! E vi consiglio anche la maschera sempre dell'Omnia all'olio di macadamia, anche quella veramente fantastica. Poi, per lo struccaggio, vi voglio parlare di quest'acqua micellare di Venus detergente viso, occhi, labbra, deterge, strucca, tonifica con acqua virginiana. Per tutti i tipi di pelle. Ha 200 ml di prodotto. Come potete vedere, è completamente finita. Mi è durata circa un mesetto. Costa 4,90 euro, però va via come il pane, ecco, perché finisce molto velocemente. Però è veramente un'acqua micellare fantastica. Mi ha struccato qualsiasi tipo di trucco che avevo sugli occhi o sul viso, strucca bene anche il mascara e la matita. Io ve la straconsiglio vivamente e ne avevo sentito parlare benissimo da tante ragazze qui su YouTube e io mi aggiungo a loro nelle recensioni positive perché è un'acqua micellare stra buona. Se ancora non l'avete provata, ve la straconsiglio vivamente. E non brucia assolutamente gli occhi, quindi cosa ottima. Poi, per le unghie, vi voglio parlare di questa base attiva crescita di pupa. Ha questa colorazione verdino chiaro. Da quando la sto utilizzando ho notato che le mie unghie sono molto più forti. Io la utilizzo sia come base per poi applicare su uno smalto,
oppure solo come base normale. E ho notato che quando la utilizzo come base normale, senza applicare nessuno smalto sopra, le unghie sembrano belle curate, belle pulite, come se fosse uscita dall'estetista. Ecco, a me dà questa sensazione. E ho notato che le unghie crescono molto più velocemente da quando lo sto utilizzando. Quindi se c'è qualcuna di voi che ha magari le unghie che si spezzano molto facilmente, che sono deboli, questo è un prodotto veramente ottimo e straconsigliato. Poi, per il viso, vi voglio parlare di un detergente delicato e di una crema viso. Come crema viso vi voglio parlare di questa della Vivi Verde Coop, crema viso gel idratante protettiva, pelli normali e miste, a 50 ml. Mi piace tantissimo la confezione perché ha appunto la pompetta che vi permette di prelevare la giusta quantità di prodotto. Ha una consistenza in gel trasparente, ne basta veramente poca e mi dà questa sensazione di freschezza sul viso. Io la applico sia la sera che la mattina e dà proprio questa sensazione di freschezza e si assorbe molto velocemente. Quindi anche per l'estate è adatta, così non dovete stare lì a massaggiare troppo tempo la crema sul viso. Questa è una crema veramente ottima per chi ha la pelle mista come me. E ho notato che da quando la sto utilizzando non ho più il problema della lucidità e non mi ha fatto assolutamente uscire nessun tipo di brufoletto o impurità. Quindi è veramente una crema ottima e straconsigliata. Poi, come detergente viso, sto utilizzando questo dei Provenzali Bio della linea Bimby, detergente delicato biologico con antibatterico naturale tea tree oil, indicato per l'uso quotidiano. Ha 200 ml di prodotto, anche questo lo sto utilizzando da circa un mesetto, ne basta veramente poco, io faccio giusto due pompettate. Il profumo è molto delicato, non persiste una volta che lo risciacquate, fa una bella schiumettina. E trovo che da quando lo sto utilizzando il viso mi sembra molto più pulito, più deterso, anche le impurità stanno scomparendo piano piano ed è veramente molto delicato, non è per niente aggressivo. Se lo passate anche sugli occhi non ve li brucia assolutamente. Quindi per me è veramente un prodotto straconsigliato, io vi consiglio di provarlo. Se avete magari la pelle delicata oppure la pelle mista come me, quindi tendente ad avere le imperfezioni, prodotto straconsigliato. E poi, come ultimi tre prodotti di cui vi voglio parlare, passiamo alla categoria make-up e vi parlo di questa matita di Essence Long Lasting Eye Pencil nella colorazione 18 Berry Merry ed è questo color prugna scuro metallizzato, veramente bellissimo ed è fatta in questo modo con lamina retraibile. Vi faccio un piccolo swatch, eccolo qui, questo è il colore. È veramente una matita fantastica, costa 1,89 euro e io appena la finirò la andrò a ricomprare sicuramente perché io la applico nella rima interna dell'occhio, scrive subito, non sbava, anche con il caldo che ha fatto nei giorni scorsi mi ha resistito da mattina a sera senza togliersi quando magari lacrimo un pochettino. Non viene via, è veramente una matita ottima. Io ve la straconsiglio vivamente se riuscite ancora a trovarla da Essence. Poi vi parlo di un blush, questo di MAC, nella colorazione Peaches. Questo è il colore, ecco, è tale quale alla realtà. Vi ho fatto anche un piccolo swatch, però è qui. Ma non so se riuscite a vederlo. Vediamo se mi allontano. Eccolo qua.
Come vedete è molto molto chiaro, infatti è modulabile, quindi se volete applicarne un po' di più oppure potete applicarne un po' di meno. Io ne applico di solito meno perché è molto pigmentato come blush, quindi ho paura di avere un effetto stile Heidi, ecco, e è una cosa che non mi piace particolarmente, però che dire di questo blush? Mi piace tanto perché dura da mattina a sera. È modulabile, come vi stavo dicendo prima, il colore è bellissimo perché è un color pesca e è veramente fantastico. Io ve lo straconsiglio vivamente. Costa 22 euro se non mi sbaglio, correggetemi, però vale tutti i soldi che costa. È un prodotto fantastico. Infatti, da quando ce l'ho, lo sto utilizzando tutti i giorni. È uno dei miei blush preferiti. Praticamente. E poi l'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è una palette di Sleek ed è la Mediterranean Collection Monaco ed è la 657. Si presenta appunto in questo modo con lo specchietto e ha tutti questi bellissimi colori. Come potete vedere, una cialdina è completamente vuota. Eccola lì, è quella che conteneva il marrone matte chiaro, e poi ce n'è un'altra che sta arrivando quasi alla fine ed è un color panna. Che dire di questa palette? Mi piace veramente tantissimo. Ha degli ombretti veramente pigmentati, appena toccate le cialdine, i colori sono pieni, sono ben sfumabili. E resistono da mattina a sera. Io lo utilizzo con un primer al di sotto. Non ho mai utilizzato questi ombretti senza primer. Dovrò provare poi nel caso vi farò sapere, però con il primer sono veramente fantastici. Questi colori sono bellissimi. Vi faccio qualche swatch così potete vedere. La pigmentazione di questi ombretti sono veramente setosi al tatto. Sono fantastici, cioè, vedete, guardate che pigmentazione che hanno qui sulle dita e quelli che sono qua, cioè, guardate che roba, sono fantastici, non sono per niente polverosi. Io ve li straconsiglio vivamente questi ombretti delle palette Sleek, ma qualsiasi palette Sleek che voi abbiate, se non la utilizzate tiratele fuori perché sono veramente fantastiche. Io non vedo l'ora di utilizzare questi colori chiari durante l'estate perché farà un figurone veramente questa palette quest'estate per quanto mi riguarda. Bene. Questi erano tutti i prodotti preferiti del periodo. Fatemi sapere se anche voi avete gli stessi prodotti o se magari ne avete provati di nuovi. Scrivetemelo sotto nei commenti così possiamo scambiarci dei consigli. E Fiamma, non vedo l'ora di vedere i tuoi preferiti. Sono veramente stracuriosa di sapere quali sono i tuoi prodotti di cui hai parlato nel video. E ti ringrazio ancora tantissimo per aver accettato di fare questa collaborazione insieme a me. Ti mando un grandissimo bacione, mando un grandissimo bacione a tutte voi. Spero che il video vi sia stato utile, vi sia stato di compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!